Tracce di Tango, un'associazione che si occupa di questa bella tradizione, e questa sera qui alle Officine Cantelmo una milonga. E allora tantissimi partecipanti e voi siete sicuramente soddisfattissimi. Siamo più che soddisfatti perché ormai l'associazione Tracce di Tango, di cui io e Dario ci occupiamo della direzione artistica, è un'associazione che opera da tanto tempo nel territorio salentino, in particolar modo nella città di Lecce, e quindi man mano stiamo continuando a crescere e a evolverci, avendo sempre il riscontro positivo di tutti i tangheri di Lecce e provincia. In realtà abbiamo anche delle partecipazioni da fuori Lecce, da Brindisi e da Taranto, quindi siamo assolutamente felici. Il tango non è solo un ballo, è molto di più, perché è emozione, è sentimento e comunicazione, e siamo felici anche perché siamo qui nelle Officine Cantelmo e inauguriamo questa serata, questa milonga loca, questo è il suo nome, dove avremo abitualmente circa due volte al mese la nostra serata danzante, dove appunto parte questo binomio tra Tracce di Tango e Officine Cantelmo, che è un binomio importante per cercare di diffondere ancora di più il tango argentino, patrimonio dell'umanità. Voi siete istruttore e mettete in condizioni i vostri amici, i vostri conterranei e non, di muovere i primi passi. Cerchiamo di diffondere la cultura del tango argentino, che è la nostra passione, quindi cerchiamo di trasmettere quello che noi ormai viviamo come la nostra più grande passione. Lanciamo un messaggio a tutte le persone che sono interessate: come fare per contattarvi, per cominciare appunto a muovere i primi passi? Quello che posso dire è il nostro sito internet www.traccedetango.it, dove si trovano tutte le informazioni per poterci contattare, i riferimenti, per iniziare a fare delle prove e vedere un attimino che cosa vuol dire proprio sperimentare sulle proprie gambe il tango argentino. È il nostro invito a venire a trovarci, insomma. Giancarlo, da quanto tempo hai approcciato con questo ballo? Ho iniziato da pochissimo, quindi posso considerarmi un principiante. Mi sono approcciato per caso ed è stato amore a prima vista, e penso che non mi fermerò più. Gabriella, da quanto tempo frequenti il ballo del tango? Saranno 3-4 anni probabilmente. Il ballo è un trasporto? Sì, che va oltre anche la persona con cui stai ballando. Sicuramente viene sublimata anche un po', no? L'altra persona, sì. Le Officine Cantelmo quindi non sono soltanto un laboratorio, ma anche un momento espositivo. Sì, assolutamente. A me piace definire le Officine Cantelmo come la vetrina sul salotto di Lecce. E sono una bella occasione appunto per mostrare a tutti cosa è il tango. Il tango dove l'abbraccio è protagonista, e grazie all'abbraccio, con dei messaggi in codice che solo i tangheri conoscono, si può comunicare e ballare, basandosi poi sull'improvvisazione, dove l'uomo propone un passo e la donna lo percepisce e lo sviluppa con naturalezza e con tanta emozione. Questo è il tango.